Salve ragazzi, allora parliamo di questa partita dell'Inter. L'Inter ieri non ha fatto una brutta partita perché comunque ha affrontato la partita col giusto piglio, però le differenze comunque di una squadra molto forte, molto rodata, una squadra che comunque non ha ancora la mentalità europea giusta e la giusta cattiveria che ci vuole in Europa, si è vista alla fine. Il Liverpool, pur gestendo e giochicchiando, alla fine della fiera ha vinto 2-0 a Milano in scioltezza. Qualche difficoltà, ma in scioltezza, perché sembrava che il Liverpool giocasse al gatto col topo, cioè non ha dato l'impressione di una squadra che è venuta lì a distruggere l'Inter. È venuta lì a giochicchiare, ha sfruttato i momenti e ha vinto agevolmente. Quindi questo deve insegnare che quando una squadra arriva con quella mentalità a giocarsi le partite in Europa ha sempre molte più possibilità di vincere. Quindi il fatto del giochi bene, giochi male, la mentalità, l'atteggiamento del Liverpool ha colpito tanto. Adesso da tifoso si scherza, si dice comunque, tifoso comunque, io da Juventino quando l'Inter perde sono contento, ho molti amici interisti, ci si sfotta perché poi alla fine il calcio è anche questo e dovrebbe essere vissuto così. È inutile quelli che dicono io ho tifato Inter perché non è vero, lo dicono tanto per. Io sono convinto di questo, poi ognuno mi potrà smentire quando vuole. Detto questo, ragazzi, dobbiamo imparare da queste squadre, noi dobbiamo studiare queste squadre come Juventus. Ecco, la differenza della Juventus adesso e della Juventus di Marcello Lippi, io dico di Marcello Lippi perché è quella che mi ha entusiasmato di più, è che noi andavamo in qualsiasi campo a giocarci la partita e a tentare di farla nostra. Poi ne perdevi, abbiamo perso tante finali con Lippi, però l'atteggiamento era quello di volerle vincere le partite, non quelle di volerle pareggiare o speculare sull'avversario. Detto questo, ragazzi, buona giornata a tutti. E forza Juve, sempre. Mi raccomando, iscrizione a tutti i canali della Crew, ragazzi, e teniamoci compagnia. Il motto deve essere questo. Un abbraccio a tutti.